sempre un'emozione essere ospitati a Trieste, a Natale, attraversando una delle piazze più belle d'Italia. Femminile a mosaico, questo è il titolo della mostra che l'Officina dell'Arte presenta quest'anno a Palazzo Costanzi. Questa è una sala prestigiosa, è la sala del cuore della città e quindi ha un grande significato per noi che ci occupiamo di persone che hanno bisogno del nostro aiuto, ma che ci restituiscono la loro arte, le loro emozioni, i loro desideri e quindi ci danno un senso a quello che facciamo nel nostro lavoro. Ho con piacere voluto accanto a me Giorgio Sclip, che fa parte dell'opposizione del Consiglio Comunale, per dimostrare che su questi temi non c'è divisione, ma ci sono soltanto comunione di intenti, perché su questi temi non ci si divide, ma invece si collabora per far sì che gli strumenti che possiamo mettere a disposizione siano i più aderenti possibili a quelle che sono le necessità delle persone con disabilità. Quale disabilità? Io vedo soltanto grandissime abilità. E questo è un messaggio che con questa mostra credo voi vogliate dare a una città che riconoscerà il vostro talento. Un talento maturato nel tempo, fino allo sviluppo di scelte stilistiche precise, che rappresentano lo sguardo collettivo di un gruppo di lavoro speciale fatto di persone neurotipiche e autistiche insieme. Da un po' di tempo abbiamo fatto questa scelta che sta diventando un po' il marchio anche delle nostre opere, e cioè l'uso del materiale di riciclo. Non si butta via niente. Okay? E questo materiale di riciclo viene scelto su base cromatica, cioè mi servono delle cose rosse, che siano bottoni, che siano, che ne so, candele, pennarelli, matite, tutte le cose rosse vanno lì, tutte le cose verdi vanno là, tappi, eccetera, eccetera. Ecco, in questa maniera si dà una tridimensionalità al mosaico, che già di sua natura è, no, una cosa concreta, materica, perché sono. Però qui ancora di più, no? Per cui diventa tridimensionale. E come dire, soprattutto nel caso di Andy Warhol, che faceva sostanzialmente fotografie e serigrafie, è una rivoluzione culturale.